GoPro spento. GoPro spento. GoPro spento. GoPro spento. Lo porto. Oh, e niente, insomma, te capo più Defender e adesso lavora mus. Ho sostituito l'albero anteriore del Defender in seguito a rialzo. Ha cominciato a cigolare. Wiki 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 wiki, sembrava un rumore di cinghia. Ho sostituito il tendicinghia e continuo a fare wiki 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 wiki. È l'albero, adesso andremo a vedere in che condizioni è. Wiki 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 wiki. Ho già ordinato il kit e sarà da sostituire le crociere. E sarà da divertirsi. Bene, andiamo a vedere. Wiki 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 wiki. Bene, crociere andate. Allora, che albero è questo? Questo è l'albero del Discovery 2. Praticamente esiste questo kit che comprende l'albero con la doppia crociera e la flangia. Eccola, qua si vede meglio la flangia. Questa è la flangia e l'albero. Il problema era che le crociere non erano ingrassabili, quindi dentro è entrata acqua e porcheria varia e le crociere sono andate a quel paese. Per mollare i bulloni ci va questa chiave da 9 sedicesimi. Se andate a far con altre chiavi metriche viene fuori un casino, da spannare tutto. Prima di tirare giù tutto faccio così, ho segnato con un pennarello che non funziona il segno di dove è l'albero in origine, per poi rimetterlo nella stessa posizione. E questa è la situazione, come si vede. Un po' di gioco, dai. Allora, ieri ho già cambiato questa crociera qua, singola. Andiamo a vedere qua del doppio crociera. Allora, prima roba, mi si è mossa e spruzzato un po' di UD40 qua, così che si vada via un po' la crania. Dopodiché dobbiamo procedere con le pinze, con questi becchi qua, con un po' di porconi tirare fuori. Guarda, che è andata via subito. Tutti i siger. Una volta tolto i siger, procedo così, insomma, a tirarlo, cercare di far uscire pian pianino i cappuccetti qua, con delle bussole. Una contro l'altra nella morsa, un po' col morsettino là, via, pim pim pam pam, pian pianin. Sono uscite e l'albero rimane bloccato perché c'è ancora altre due da togliere. L'albero con la flangetta. E dentro là c'era quel giunto sferico famoso là. Però adesso prima dobbiamo togliere uno e uno due per riuscire a estrarre la flangia. Si può vedere, questo è lo stato dei crocieri non ingrassabili dopo che andate in acqua. Bello, tutto ruggine. Eccolo, allora il doppio crociera così internamente, per capirci, qua ho una crociera. Tac. E dentro là ci sta questo giunto scorre sulla sferetta, che dentro sono dei rullini che sono saltati via e lui va dentro là. All'interno qui c'è anche una molletta che adesso non c'è. Andiamo a vedere come si apre sto affare qua. La sferetta, che è questa, ho avuto un po' casino a toglierla. Per toglierla consiglio di fare così. In origine la trovate così, con i suoi aghetti dentro. La ruotate in questa maniera e con un cacciavite, tac,
qua, un cacciavite di là, tac, la fate saltare fuori. Si spera che esce fuori con la sua boccoletta. Nel caso non dovesse uscire fuori, come nel mio caso, vi toccherà in qualche modo fresarla via e tirarla fuori, insomma. Allora, qua dove c'è la flangetta, la parte quella interna è lavorata e praticamente scorre, lavora su un gommino interno. Io consiglio di riempire bene il tutto di grasso, anche perché lì dopo non si andrà più a ingrassare. Allora, sono partito con montare questa crociera qui. Il fatto è che le crociera bisogna montarla praticamente insieme, questo pezzo con questo. Quindi inserite la crociera e messi i suoi cappuccetti. Per mettere sui cappuccetti ho usato questi, così, è un morsetto per centrarlo fino ad arrivare a dove c'è la scanalatura per infilare il siger, in modo che sia perfettamente centrato. La parte più incasinata arriva qua, perché qui, per montare l'ultima crociera, questa, dobbiamo anche andare a centrare la sfera con la molla all'interno e allo stesso tempo buttare su la crociera tutto in un colpo. Quindi qui è la parte più difficile, diciamo. La crociera singola facile, medio questa centrale, e questa difficile, un casino. Ho bloccato qua in modo da centrarlo, averlo il più possibile centrato con la sferetta interna e lavorare solo su questo. Se potete, cercate di farvi aiutare, di essere almeno in due persone, perché è veramente un casino, anche solo per stringere sulla morsa, per spostarvi, insomma, conviene sempre essere in due per fare questi lavori. Comunque dai, sono riuscito nell'intento, sono soddisfatto dai, del risultato. Albero del Discovery 2 con crociere ingrassabili e rinforzate su tutti e tre. E ho letto in internet che c'è gente che dice che non ci stanno, non ci riescono a farle entrare. Non è vero, ci stanno benissimo. Questo è l'albero quello più economico e si riesce a farle stare. Wiki 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 wiki. Bella ragazzi, vi ringrazio. Un saluto, alla prossima.